Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e oggi è il martedì 6 di luglio del 2021 e noi stiamo qui per leggere la parola del Signore. Ma se tu hai una richiesta di preghiera, non esitare a mandarmela al 340-237-9339. Noi abbiamo anche il tempo di preghiera, Alba Nuova, potenza nella preghiera e noi presenteremo al Signore nel nome di Gesù. Attraverso la potenza dello Spirito Santo, le tue richieste di preghiera. Durante questa giornata, durante questa puntata qui su Leggiamo la Bibbia insieme, noi leggeremo il primo Samuele, capitolo 24 e 25, parola del nostro Signore. Quando Saul tornò dall'inseguimento dei Filistei, vennero a dirgli, Davide è nel deserto di En-Gedi. Allora Saul prese 3.000 uomini scelti fra tutto Israele e andò in cerca di Davide e della sua gente fin sulle rocce delle capre selvatiche e giunse ai recinti di pecore che erano presso la via. Là vi era una caverna nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Davide e la sua gente erano in fondo alla caverna. La gente di Davide gli disse, ecco il giorno nel quale il Signore ti dice, vedi, io ti do in mano il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà. Allora Davide si alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul. Ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. Davide gli disse alla gente, mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e dal mettergli le mani addosso, poiché egli è l'unto del Signore. Con queste parole Davide frenò la sua gente e non permise di gettarsi su Saul. Saul si alzò, uscì dalla caverna e continuò il suo cammino. Poi anche Davide si alzò, uscì dalla caverna e gridò dietro a Saul dicendo, «O re, mio signore!» Saul si voltò indietro e Davide si inchinò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul, «Perché dai retta alle parole della gente che dice, Davide cerca di farti del male?» Ecco, in questo giorno tu vedi con i tuoi occhi che oggi il Signore ti aveva dato nelle mie mani in quella caverna. Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io ti ho risparmiato e ho detto, non metterò le mani addosso al mio Signore perché Egli è l'unto del Signore. Ora, Padre mio, guarda qui nella mia mano il lembo del tuo mantello. Se ti ho tagliato il lembo del mantello, non ti ho ucciso. Puoi da questo vedere chiaramente che non c'è nella mia condotta malvagità né ribellione e che io non ho peccato contro di te, mentre tu mi tendi insidie per togliermi la vita. Il Signore sia giudice fra me e te, e il Signore mi vendichi di te, ma io non ti metterò le mani addosso. Dice il proverbio antico, il male viene dai malvagi. Io quindi non ti metterò le mani addosso. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi vai tu perseguitando? Un cane morto, una pulce? Sia dunque arbitro il Signore e giudichi fra me e te. Egli veda e difenda la mia causa e mi renda giustizia liberandomi dalle tue mani. Quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul, Saul disse, «È questa la tua voce, figlio mio, Davide?» E Saul alzò la voce e pianse. Poi disse a Davide, «Tu sei più giusto di me, poiché tu mi hai reso bene per male, mentre io ti ho reso male per bene». Tu hai mostrato oggi la bontà con la quale ti comporti verso di me, poiché il Signore mi aveva dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Se uno incontra il suo nemico, lascia forse che se ne vada in pace. Ti renda dunque il Signore il contraccambio del bene che mi hai fatto oggi. Ora, ecco, io so che tu diventerai re.
e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Giurami dunque nel nome del Signore che non distruggerai la mia discendenza dopo di me e che non estirpirai il mio nome dalla casa di mio padre. Davide lo giurò a Saul. Poi Saul andò a casa sua e Davide e la sua gente risalirono al loro rifugio. Prima Samuele capitolo 25, parola del nostro Signore. Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio. Lo seppellirono nella sua proprietà a Rama. Allora Davide partì e scese verso il deserto di Paran. A Ammaon c'era un uomo che aveva i suoi beni a Carmel. Era molto ricco, aveva 3.000 pecore e 1.000 capre e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. Questo uomo si chiamava Nabal e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto. Ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità. Discendeva da Caleb. Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, gli mandò 10 giovani ai quali disse: «Salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio, e dite così: salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. Ho saputo che hai i tosatori ora. I tuoi pastori sono stati con noi e noi abbiamo fatto con loro nessuna offesa. Non abbiamo fatto nulla. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia agli occhi tuoi, poiché siamo venuti in giorno di gioia. E dà, ti prego, ai tuoi servi e a tuo figlio Davide ciò che avrai fra le mani». Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal queste parole in nome di Davide, poi tacquero. Ma Nabal rispose ai servi di Davide e disse: «Chi è Davide? E chi è il figlio di Isai? Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni. Io dovrei prendere il mio pane, la mia acqua e la mia carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so da dove venga». I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste parole. Allora Davide disse ai suoi uomini: «Ognuno di voi prenda la sua spada». E ciascuno di essi prese la sua spada, anche Davide prese la sua, e salirono dietro a Davide circa 400 uomini, 200 rimasero presso i bagagli. Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi che gli disse: «Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non abbiamo ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati con loro quando eravamo nei campi. Di giorno e di notte sono stati per noi come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le gregge. Ora dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare, poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa, ed egli è un uomo così malvagio che non gli si può parlare». Allora Abigail prese in fretta 200 pani, 2 otri di vino, 5 montoni pronti da cuocere, 5 misure di grano arrostito, 100 grappoli d'uva passa e 200 masse di fichi e caricò ogni cosa sugli asini. Poi disse ai suoi servi: «Andate davanti a me, io vi seguirò». Ma non disse nulla a Nabal, suo marito. Lei dunque in groppa a suo asino scendeva il monte per un sentiero coperto quando apparvero Davide e i suoi uomini che scendevano di fronte a lei e li incontrò. Or, Davide aveva detto: «Ho dunque protetto invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto possiede, ed egli mi ha reso male per bene.
così tratti Dio, i nemici di Davide, con il massimo rigore. Fra qui e lo spuntar del giorno, di tutto quello che gli appartiene, non lascerò in vita un solo uomo. Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra, si prostrò davanti a lui. Poi gettandosi ai suoi piedi, disse, «Mio Signore, la colpa è mia. Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva. Ti prego, mio Signore, non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal». Poiché egli è quel che dice il suo nome, si chiama Nabal, e in lui non c'è che stoltezza, ma io, la tua serva, non vidi i giovi mandati dal mio Signore. Ora dunque, mio Signore, come è vero che vive il Signore, e anche tu vivi, il Signore ti ha impedito di spargere sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare di quel male al mio Signore siano come Nabal. Adesso ecco questo regalo che la tua serva porta al mio Signore, sia dato ai giovani che seguono il mio Signore. Ti prego, perdona la colpa della tua serva, poiché per certo il Signore renderà stabile la tua casa, perché tu combatti le battaglie del Signore e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare la tua vita, la vita del mio Signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso il Signore. Il tuo Dio, ma la vita dei tuoi nemici, il Signore la lancerà via come dall'incavo di una fionda. Quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso d'aver sparso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé. Quando il Signore avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Allora Davide disse a Abigail, «Sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandata incontro a me. Sia benedetto il tuo seno e benedetta sia tu che oggi mi hai impedito di spargere del sangue, di farmi giustizia con le mie mani. Poiché certo, come è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto un solo uomo». Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e gli disse, «Risali in pace a casa tua. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo per te». Abigail giunse da Nabal mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re. Nabal aveva il cuore allegro perché era completamente ubriaco, perciò lei non gli parlò di nulla fino allo spuntare del giorno. Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la moglie raccontò a Nabal queste cose. Allora gli si freddò il cuore ed egli rimase come pietra. Circa 10 giorni dopo, il Signore colpì Nabal ed egli morì. Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse, «Sia benedetto il Signore che mi ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal e ha preservato il suo servo dal fare del male. La malvagità di Nabal, il Signore l'ha fatta ricadere sul suo capo, sul capo di lui». Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così, «Davide ci ha mandati da te perché vuole prenderti in moglie». Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse, «Ecco, la tua serva farà da schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore». Abigail si alzò in fretta, montò sopra un asino e con 5 fanciulle seguì i messaggeri di Davide e divenne sua moglie. Davide sposò anche Ahinoam e Israel e tutte e due furono sue mogli. Intanto Saulo aveva dato Mical, sua moglie, moglie di Davide, a Palti, figlio di Laish, che era di Galim.
parola del nostro Signore. Noi abbiamo letto la parola di Dio, vediamo quello che accade nella vita di Saul, nella vita di Davide, nella vita di Nabal, nella vita di Abigail, e noi vediamo che il Signore guida ogni cosa. Leggiamo ogni giorno la parola del Signore. Io aspetto che tu possa essere con me anche domani per ascoltare la parola del Signore, perché questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, parola del Signore. A mezzogiorno, oppure quando vuoi e dove vuoi, nel nome di Gesù.